Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. È il nostro 8° giorno di viaggio ed oggi lasciamo l'Aquila per dirigerci verso il mare, precisamente sulla costa dei Trabucchi, sempre in Abruzzo. Ieri eravamo sulla neve a 1800 metri di quota, oggi invece faremo il bagno nel mare Adriatico. Se ti sei perso gli altri episodi del nostro viaggio in centro Italia, trovi il link in descrizione. Buongiorno! Siamo a Villa Santa Lucia degli Abruzzi. È stato proprio un bel soggiorno qua. C'è imbottito di dolci come se non ci fosse un domani. Buoni, tra l'altro. Ma lasciamo anche questo bed and breakfast e andiamo al mare! Nell'entroterra abbiamo evitato l'autostrada per godere di più panorama, mentre sul mare abbiamo scelto di percorrere la strada litoranea per vedere le spiagge della costa dei Trabucchi, che si estende tra Ortona e Vasto. In realtà non è andata proprio come avevamo pensato, ma scopriamo assieme perché. Chissà che paese è? Ah, Rittoli! La strada più breve era in autostrada, però a noi non ci piace l'autostrada. E allora abbiamo scelto un'alternativa senza pedaggi, un pochino più lunga, ma sicuramente più panoramica. Stiamo scendendo di quota, infatti è cambiato un sacco il panorama. Adesso ci sono un sacco di ulivi e di campi coltivati, ovviamente, vabbè. Non da questa in cui sto inquadrando, ma prima vi giuro che c'erano. Oh, vedi che si vedono. Stiamo scendendo di quota abbastanza anche in fretta e non penso manchi più molto al mare. Abbiamo impostato una strada che fa tutta la costa, perché ci voleva far prendere una strada più interna, più veloce, ma almeno così ci vediamo tutte le belle spiaggioni e scegliamo anche dove fermarci. Abbiamo appena preso l'uscita per Francavilla dalla strada statale 714 e Francavilla è il posto dove andremo a dormire per 3 notti. E il mare lo stiamo vedendo solo sulla cartina in realtà, perché qua non si vede niente. C'è sta maledetta ferrovia, ma ci arriveremo prima o poi al mare. Là dietro c'è il mare. Non abbiamo ancora capito se questa strada, che finge di essere un lungomare, è una presa in giro. Dietro, sì, un piccolo scorcio di mare, piccolissimo. Dai che scendiamo dalla collina e mi sento che adesso andiamo a prendere un bel lungomare. Micro pezzetto di mare già nascosto. 2 trabocchi in una volta sola, quasi visti. Diciamocela tutta, questa costa dei Trabocchi, a parte che non l'abbiamo ancora vista perché non siamo ancora riusciti a vederne neanche un micro pezzo. Magari è bellissima, ma di sicuro non si può vedere dalla strada, perlomeno fino ad ora. Siamo arrivati a Marina di San Vito. Qui un po' di mare si vede. Marina di San Vito sembra bella animata, eh? C'è un sacco di gente. Calata Turchino è una delle spiagge più belle della costa dei Trabucchi. È qua in giro allora. Se uno vuole andare per esempio a Calata Turchino, dove parcheggia? Su sta strada parcheggi non ce ne sono. Noi alla fine abbiamo preso bed and breakfast a Francavilla al mare, perché ci piaceva avere una spiaggia vicino dove magari andare anche a passeggiare la sera, un po' di ristorantini. Mentre in tutti questi paesini sulla costa dei Trabucchi, siccome è così montagnoso, cioè le spiagge non è che riesci veramente a passare dal paesino alla spiaggia. Siamo su in alto e le spiagge sono giù in basso. C'è una cala qui e una cala là. Magari le spiagge poi sono spettacolari, bisogna solo riuscire ad arrivarci. Il lungomare d'Abruzzo è questo qua. Che ci vuoi fare? Anche qui c'è una spiaggia che si intravede a pezzi, ma sono tutte così super nascoste. Probabilmente devi proprio trovare la viuzza che va giù, perché guarda quanta gente è parcheggiata. Una spiaggia si riesce a vedere dalla strada. Una. Ecco, finito. Andiamo al... Non è vero, non andiamo per niente al mare, andiamo in campagna! Yuhu! Praticamente fra 5,4 km, ovvero 7 minuti, abbiamo finito la costa dei Trabucchi. Ecco, vista non si è vista e non abbiamo visto neanche tanti parcheggi. Neanche tanti Trabucchi. Probabilmente bisogna parcheggiare un po' dove capita, perché abbiamo visto tante macchine parcheggiate lungo la strada. Indicazioni ben poche. O il mare intanto là ce lo siamo persi, perché si vede ma è lontanissimo. Stiamo seguendo i cartelli per la spiaggia di Punta Penna. Ci siamo parcheggiati al parcheggio di
belvedere di Punta Penna per sgranchirci un pochino perché non se ne poteva più. Quindi alla fine ci fermiamo qua perché la spiaggia è abbastanza grande, c'è posto per tutti, c'è un bel parcheggio gratuito. Sicuramente il modo migliore per godersela è proprio prendere una bici o noleggiarla e farsi la Via Verde. La Via Verde dei Trabocchi è una ciclovia di circa 42 km che percorre tutta la costa dei Trabocchi, passando a pochi metri dal mare e fiancheggiando le spiagge più famose. È sicuramente una comoda alternativa green per raggiungere le cale, vista la scarsa presenza dei parcheggi. Piazziamo la tendina. Pronti, cambiati, costumati. E dalla nostra tendina fantastica non si vede neanche il porto. Che non è fredda? No, pensavo molto peggio. Bello! Questa spiaggia penso che va in là per chilometri e chilometri senza mai sprofondare, perché vedo che è piatta piatta piatta. Questa spiaggia è proprio bella, c'è veramente pochissima gente, sarà anche che è venerdì. Il clima è spettacolare, l'acqua è bella, arriva, è anche caldissima perché è proprio bassa. Com'è questo paperino? Fantastico! Ce ne andiamo dalla spiaggia. Adesso invece andiamo a raggiungere il bed and breakfast a Villa Franca. Quindi dobbiamo rifarci tutta quella fantastica strada, così panoramica, e tornare in cima.